Allora, sulle labbra ho messo il rossetto di Fenty Beauty, quello fucsia che si chiama un locked, questo qui, e volevo avvisare di cosa ho messo sulle labbra. Allora, questo video lo faccio per, come avrete già visto dal titolo, è un video acquisti di Bottega Verde. Io in questi ultimi mesi sono andata una volta a settimana da Bottega Verde perché cioè, sotto i 5 euro mi davano un punto, sopra i 5 euro mi davano 2 punti, perché volevo arrivare a prendere una valigia. Poi vi faccio vedere sia la valigia e altri due regali che mi sono presa, che mi sono arrivati con le classiche cartoline che arrivano di Bottega Verde dove ci sono sconti ed eventualmente qualcosa in regalo. Cominciamo con un po' di prodotti di Bottega Verde che ora come ora sono di scorta. Iniziamo con i doccia. Allora, ho preso i doccia, quelli che non lavano via la bronzatura. Ho due confezioni con latte di cocco ed estratto di lime. Questa profumazione mi è molto piaciuta e ne ho presi. Prima ho preso una confezione, poi ne ho preso anche un'altra perché come profumazione mi è piaciuta e ho preferito farmi un po' di scorta. Perché di questi doccia che non lavano via la bronzatura, c'è cioè questo al cocco ed estratto di lime. Poi c'è questo al latte di cocco, poi ce n'era un altro ibiscus, qualcosa del genere, comunque era di un colore sull'arancione, ma sinceramente la profumazione a me non piaceva e ho preferito prendere questo tipo di doccia. Poi ho preso dei lavamani, qui ne ho quattro. Allora, ne ho, beh, due sono uguali, sono vaniglia nera. Come vedete, hanno cambiato le confezioni. Questa è la confezione vecchia, il packaging della confezione vecchia. Questo è il pack della confezione nuova, che lo trovo molto, molto carino. Anche dei doccia hanno cambiato il pack, perché come vedete, il tappo qui l'hanno fatto diverso rispetto ai precedenti. Altri due lavamani che ho preso sono il limone e agrumi e la lavanda. Questi vedo che vanno utilizzati tranquillamente e specialmente Davide, con il lavoro che fa, dice che questo sapone lava meglio di altro sapone. A me fa indifferente prendere questo o prendere dallo supermercato, per cui visto che a lui si è trovato che gli pulisce di più le mani, prendo questi di Bottega Verde. Poi di Bottega Verde c'ho qui una maschera idrata, nutriente e dissettante per pelli da normali a secche, quella alla pesca e avocado, questa qui. Le ho utilizzate di queste maschere, devo dire che non sono niente male, ma mi sembra di ricordare che ce n'è una alla Moringa, qualcosa del genere, che mi pizzica un po' la pelle. Comunque non sono male come maschere. Poi ho preso un profumo di questi qui con i bastoncini che si chiama Giardino Aromatico Essenza Profumata per l'ambiente con bastoncini. Allora, dentro non so neanche quanto, beh, la boccetta non è molto. È di queste dimensioni la boccetta, così vedete, questa è la mia mano, questa è la boccetta. Questo è il profumo che mi sono scelta, poi basta che lo apri qui, e però questo che ho preso mi sembra quasi una ricarica, perché praticamente i bastoncini dovrebbero entrarci qui dentro, vediamo se ci entrano oppure no, altrimenti si deve utilizzare un altro contenitore di quelli che si buttano dentro le essenze, e questi sono anche i suoi bastoncini che sono così. Poi ho preso uno shampoo. Questo shampoo non lo uso io, lo usa Davide, dice che si trova bene, per cui l'ho preso. È quello alla mela verde e all'aloe per capelli normali, che è senza parabeni e coloranti.
Questo qui è lo shampoo che usa e lo alterna al quello di Lush, quello al miele, dolce metà. Poi un'altra cosa che ho preso per Davide è il profumo Mare Intenso. Questo qui hanno rifatto, cioè l'anno scorso avevano lanciato delle profumazioni estive. Io pensavo che le facessero solo per l'estate e poi le togliessero. Invece continuo a trovarla, a parte che adesso è estate. Comunque questa qui è il profumo e vedo che lo usate. Specialmente per lavoro lo uso tranquillamente, per cui ho deciso di riprenderglielo. Poi passiamo a due prodotti che servono, due prodotti che sono al caffè verde. Allora, questo qui è uno scrub olio anticellulite. Io sono pigra, pigra, super pigra nei confronti della cellulite. Allora ho deciso di provare a prendere questo scrub, visto che me lo faccio sotto la doccia, che è come lavarsi, anche perché la commessa, io avevo detto alla commessa che, spiegandogli anche a lei che sono pigra su questo fatto della cellulite, gli ho detto prendo lo scrub così mentre mi lavo penso e spero di fare qualcosa contro la cellulite. Allora lei mi ha detto guarda che non serve solo per la cellulite, se vuoi puoi mettertelo anche su tutto il corpo che lascia la pelle molto idratata. Io non l'ho mai provato e proveremo com'è. È fatto con estratto di caffè verde, cristalli di sale, mix di oli essenziali, infatti gli oli si vedono qui sopra. È tipo quello di Colestar che bisogna mischiarlo perché gli oli tendono a stare sopra. Un'altra cosa che ho preso sempre per dimagrire, tra virgolette, specialmente la pancia e i fianchi, sono questi cerotti, però non ho intenzione di utilizzarli adesso perché è caldo e solo l'idea di mettermeli mi fa già sudare mentalmente. Sono dei cerotti da mettere sul... Allora, cerotti tonificanti elasticizzanti per pancia e fianchi con caffeina, garcinia, cambogia, capsico e quinoa. E dovrebbero servire, allora, qui sopra c'è scritto cerotti studiati per agire su tutto il girovita, comodi da indossare, invisibili e leggeri. Risultati visibili già dopo un mese. Azione continua e mirata dei principi attivi. Sono sempre della stessa linea del caffè verde. E qui c'è il disegnetto di come vadano usati. Io però ne avrei bisogno anche qui sotto. Per cui non lo so se all'interno ci siano anche da mettere qui sotto. Comunque sono da tenere su, mi sembra, sulle 7 ore. E poi sono da togliere e tenere in posa per 8 ore e poi rimuovere, eventualmente risciacquare la zona di contatto del cerotto, effettuare 2 volte a settimana per un mese. Io pensavo di farlo settembre, ottobre, quando inizia a fare un po' più freschetto, in modo che avere questo cerotto sulla pancia non mi dia effetto di calore, perché ho paura poi di mettermi a sudare ancora di più di quello che sto già sudando. Per cui questi qui sono questi cerotti e volevo provarli. Adesso passiamo ai regali che mi sono presa sia con i punti che con quelle con le cartoline. Allora, questa qui che si è già sporcata di polvere. Allora, questa qui è la valigia. Come vedete non è molto grande, è tipo una valigia quelle da utilizzare per bagaglio a mano, per spiegarci. Ed è fatta così, c'ha qui tasche con le cerniere, qui c'ha altre aperture, come all'interno è fatto così, così c'ha qui molte tasche. Qui c'è anche un ferm, se si vuole, una cinghia, diciamo, anzi ne ha due, una qui e una sopra, ed è fatto così. Poi qui ha l'effetto del troller che
che volendolo si può richiudere dentro e sparisce, che questo non è che mi piaccia molto perché un po' di manico ci vuole fuori, per cui di conseguenza starà sempre fuori, e questo qui è l'effetto del manico del trolley. E dietro invece è fatto così e c'ha le sue ruote. Questo qui è il valigia troller che mi sono presa. Mi abbasso e recupero gli altri due prodotti. Eccomi tornata. Allora, con i prodotti da mare, sia doccia che creme solari, che insomma tutti i prodotti da mare, ti davano una beach card che con vari punti potevi scegliere, mi sembra quattro possibilità di premi. Adesso non c'ho qui più la beach card e io sinceramente non mi ricordo perfettamente com'è il regolamento. Comunque io mi sono presa questa busta da mare. Allora, adesso se riesco a trovare un'apertura, si è qua qui, io l'ho presa fatta così, ed è molto, è lavorata in questo tipo. L'unica cosa che non mi piace molto, vedete che è un po', dà quasi l'effetto di essere trasparente, e come chiusura ha solo il bottoncino. Le borse degli anni precedenti, che mi sono sempre fatta regalare da Bottega Veneta perché mi piacciono usarlo, hanno anche la cerniera e io la trovo molto utile, perché se vado al mare una giornata e siamo su quelle spiagge libere che ti si butta dove si vuole, anche se è aperta non mi dà fastidio perché la gente non è appiccicata come essere in un villaggio turistico. Però se vado al mare in un villaggio turistico, in un albergo, per fare gli 8 giorni, qualcosa del genere, anche per fare un weekend, non mi piace avere queste borse aperte, mi piacciono quelle che si chiudono con la cerniera, per il semplice fatto che c'è sempre il vicino che può sempre curiosare quello che tu butti dentro in borsa, e mi dà un po' fastidio poi se ti alzi per andare a prendere un gelato oppure per andare anche a fare il pranzo di mezzogiorno. Chiudendo la borsa non si vede niente quello che c'è all'interno, poi io tra fazzoletti, creme solari, cioè ci butto dentro un po' di tutto, per cui mi scoccia che si veda quello che c'è al suo interno. Poi un altro acquisto che invece mi sono fatta, acquisto, regalo, che mi sono fatta, mi sono presa questa volta con le cartoline. Di solito Bottega Verde manda quelle cartoline che ti dicono se fai una spesa di 10 euro, 15 euro, aggiungi 2 euro di contributo e ti danno un regalo. Questo infatti è stato uno di quei casi che con 2-3 euro di aggiunta della spesa su 10 o 15 euro, per cui non una spesa eccessiva, ti davano in regalo questo set di borse e io l'ho presa, sono tre. C'è una pochette che è chiusa sia con il bottoncino che con la cerniera, ed è molto, sono anche fatte, diciamo, da buttare in valigia. Secondo me non sono male come prodotti. C'è questa, poi c'è questa pochette sempre con la chiusura uguale, c'è il bottoncino e la cerniera, questa addirittura i manici, ed è fatta, ed è di questa misura. Poi c'è quella ancora più grande, sempre fatta nella stessa maniera, e questa è quella più grande, sempre con lo stesso discorso di bottoncino, cerniera, ed è fatta così. Sono molto, io le trovo molto carine e anche utili se si fa un viaggio, se si vuole un attimino, se non si vuole spendere di più per le pochette da viaggio, con questi, con 2 euro te le danno tranquillamente. E poi in aggiunta, me ne stavo dimenticando, mi sono fatta dare anche il catalogo punti di quest'anno, e se non ho capito male questo catalogo punti scade il prossimo anno, nel 2020, non credo che sia a marzo, credo che duri un anno, visto che
hanno riniziato la raccolta punti in aprile, mi sembra. Penso che a fine marzo e i primi di aprile anche questo scala, però se non ho capito male, cioè adesso prendetelo con le pinze e se vi interessa il discorso chiedete in negozio. Mi sembra di aver capito che i punti che si raccolgono ora, se non piacciono i prodotti di questo catalogo, si possono accumulare per il catalogo precedente dell'anno prossimo. Mi sembra di aver capito questo discorso. Per cui voi chiedete se è vero oppure no, però io vi metto questa idea che mi sembra di aver capito che sia così, che non è male, perché non sempre piacciono i punti. Oppure si vogliono raccogliere più punti per un regalo più grande. Anche se i regali cambiano da catalogo in catalogo, però quando si hanno tanti punti è sempre meglio, si può più scegliere cosa piace di più. Ok, io per questo video vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!